Ciao ragazze, questo è un video speciale, video tutorial da sera per pelli mature. Si è resa disponibile mia mamma come modella, si fa per dire modella, vabbè. E qui c'è anche Whiskino che è voluto partecipare al video. E spero che vi piaccia questo tipo di trucco, molto leggero, molto facile. Ci sono solo dei prodotti particolari per coprire le occhiaie, eccetera, che vedrete nel video, che comunque insomma solo con il trucco qualche risultato si ottiene. E ho tolto l'etichetta al capellino perché nel video precedente c'era l'etichetta e basta. E spero che vi piaccia, un bacione e tanti auguri, ciao 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 ciao, ciao. E iniziamo subito con il correttore, visto che il problema di mia mamma è qua sotto le, come potete vedere, le occhiaie e sopra anche un pochettino la parte questa qui degli occhi, chiudi gli occhi. Qui insomma che è un po' più scurina e allora sì, c'è questo prodotto qua che ho preso da Sephora o la Lift, non so se si vede, non riesce. È una specie di cremina che si mette prima del trucco qui sotto agli occhi, lo metto anche sopra e praticamente per effetto di magia, non lo so che cosa, comunque tende a sbiancare notevolmente questa zona prima di iniziare il trucco proprio, lo schiarisce proprio, ho notato con buoni risultati proprio. Apri gli occhi, ecco, tende a precisare. Tendo a precisare che la matita e la crema per il viso l'avevo già messa per velocizzare i tempi. Ecco qua. Logico che il viso insomma, ha qualche problematica, quindi a parte dovuta ai segni dell'età, ci sono le occhiaie e un pochettino di altri difettucci che adesso piano piano chiudo gli occhi. Prima cosa che si fa è questo correttore, è Don't Stay, è quello che uso sempre io della Benefit, che oltre ad avere effetto lifting è coprente il correttore e anche come base per l'ombretto è ottimo. Apri gli occhi, si mette anche sotto dove ci sta la zona degli occhiaie. Piano piano tende a sbiadire quella parte lì, logico che non è che fa magia che le occhiaie o le borse sotto gli occhi vanno via, però tende un pochettino a diminuire lo scuro e anche un pochettino si nota di meno il gonfiore che ci può essere. E d'altronde quando ci sono queste problematiche si interviene chirurgicamente, se no solo con il trucco un pochettino possono essere modificate. E passerò sempre l'ombretto, questo qui che l'avevo già utilizzato, di Too Faced, che è una palette di colori tutti sul beige, bronze, tipo smoke eyes, già pronti. E andrò a passare una base leggera, visto che insomma con l'età il trucco va abbastanza tenuto sul leggero, questo beige qui un pochettino dorato, lo passerò su tutta la base dell'arco. La cigliare e anche la base mobile, faccio proprio come base. Whisky leggermente, vedete che un pochettino si è sbiadito comunque in confronto a prima, c'è un po' di miglioramento. Sempre della Urban Decay con la copertina di legno e un'altra palette molto bella con dei colori belli. Ci sono dei colori sul dorato che andrò a utilizzare, tipo questo qui bronzage, chiudi, per fare un po' di base. Logico che essendoci un pochettino le palpebre leggermente un po' che scendono, tendono a scendere, non bisogna eccedere con il trucco sugli occhi nella fase delle pelli mature. Anche qui o si interviene chirurgicamente o altrimenti un intervento di tutto lifting totale. Adesso ci contattano qualche chirurgo subito, sentite? Ecco, appena appena, leggermente, un pochettino, vedete? Alto così, ecco, leggermente. Vedere tutti e due gli occhi, ecco. Questo qui è un trucco facilissimo che si può rifare subito a casa, non è complicato, si mette un po' di sfumature, adesso vado a mettere questo qui sul dorato, quindi un pochettino, è un trucco un po' da sera, un po' perlato, vi
visto che siamo in fase di preparativi per l'ultimo dell'anno o per altri tipi di comunque eventi che si può, deve festeggiare, si mette un pochettino qua. Andrò a utilizzare anche un pochettino di oro qua, un po' più scura. Qui, chiudi. Appena appena. Rischi, devo essere preso in braccio questo, eh. Adesso, un attimo, abbi pazienza. È logico che anche i segnali sono importanti, eh. L'arco sopraccigliare qua lo lasciamo abbastanza libero, lo mettiamo con un colore chiaro in modo che dà un po' più di luminosità e si. E recuperato il cane che abbaiava perché voleva stare in braccio. Fallo vedere, mamma, rischi, rischi, rischi. Vabbè, dopo lo faccio vedere. Bravo, Ecco bravo. qua, questa è la base qua che ho un po' più Non si vede bene. opla, così un pochettino luminescente. Ecco qua. Un altro prodotto che avevo fatto la review ieri era questo qui, Girls Meet Pearl, che è un luminescente, però è bello, è un po' perlato chiaro e adesso visto che lo volevo provare l'ho testato su di lei. Mettiamo su un po' le parti così per dare luminosità. Prima del fondotinta io ho deciso di passarlo un pochettino appena appena. Quando le pelli sono mature non bisogna eccedere troppo col fondotinta e comunque bisogna tirarlo bene perché tendono un pochettino a inserirsi nelle fessure il prodotto e quindi dopo fa un effetto non proprio bello. Comunque se si va a una festa o qualcosa del genere bisognerebbe sempre portare con sé qualche spugnettina tipo questo qua per fare qualche ritocchino in modo che se c'è qualche problema si tira un pochettino, se no tutte quelle ore senza neanche un piccolo ritocco è un po' difficile. Andrò a mettere un pochettino di fondotinta qua sulla mano. Spugnetta Beauty Blender, questa qui, quella di Ovale, che si parla sempre di questa spugnetta. Ecco, appena appena, non moltissimo di fondotinta. L'incarnato non è male, il suo problema suo sono le occhiaie e un po' qualche rughetta sulla fronte. Tirare bene. Questo è un trucco abbastanza veloce, leggero, non è che deve essere per forza esagerato, assolutamente. Un po' di fondotinta, lo stetto l'avevamo già messo prima, un po' di lucido, come il mio. Quindi sempre, ecco, lo stetto pure lei ha anche il problema delle labbra piuttosto fine, per cui è inutile puntare sulle labbra, si mette una base leggera come lo stetto e basta perché. Non è, cioè non sta bene proprio. Ecco un pochettino di fard. Io ho usato questo in crema della MAC, però chi preferisce, anche lei tende la pelle secca, quindi se si mette un po' di fard. Ecco, comunque insomma rispetto a prima, è logico che non è che il trucco fa miracoli, però un pochettino tende a nascondere il problema delle occhiaie. Bocca e avendo le labbra fini, la truccata in questo modo. E niente, ragazze, spero che vi piaccia il trucco. È una cosa abbastanza veloce, non è che è una cosa tanto così eccessiva. E c'è un whisky in braccio, e anche lui si è reso partecipe Aspetta, del. ecco, dai, non lo vedo. Si è reso Bella. partecipe del trucco. Ciao. E buon anno e a presto. Ciao, Baci, buon ciao anno, ciao ciao, ciao. ciao.